Io una domanda la potrei avere. Non ho molto chiaro il discorso delle Shakti, cioè della posizione di Srimati Radharani rispetto alle altre tipi di energia. Quindi vorrei chiedere appunto. Perché Radharani è l'energia completa, però poi l'energia interna è Chit. E questo mi crea un po' di confusione, non so se è chiara come questione da porre. Okay, you say it's not he wants to ask about Radharani as we think of her as an energy. It's not clear to me that she is like the complete energy. So how she is compared to the other energies and what does it mean that her internal energy is Chit? You're saying it's a little confused on the energies, like how it corresponds to the running. Rather? Ah, you see? कैसे हैं हाँ हम आपको थोड़े देर में फोन करें ऐसा हम क्लास में हैं अभी हम क्लास दे रहे हैं आपको थोड़ी देर में फोन करते हैं Bhagavad Gita? No, Bhagavad Gita, sure. 10:50. Lui dice di prendere la Bhagavad Gita, capitolo. Una cosa voglio dire. Shipriya, no problem. Or you're silent or you have to go out. The energy. Radhe, Radhe, Gurudev. Yeah, Radhe. Radhe, Radhe. Dayani is saying Radhe, Radhe. Radhe, Radhe, I just enter now. So, again, you have to repeat the question. He's asking, for him, it's not clear what is the Radharani energy compared to other energies. He understands that Radharani is the complete energy and how 100%. That's compared with others. 100%. Energy means Shakti. Energia significa Shakti. And one is the Yogmaya energy, who bring close to Krishna. Una è l'energia definita Yogmaya, che è quell'energia che ci porta vicini a Krishna. And one is a Mahamaya energy. E un'altra energia invece è Mahamaya. To keep distance from Krishna. Che ci rende lontani da Krishna. Any third energies also existing? Ci sono anche terze energie. Per questa domanda io ti faccio a te. Oltre a queste due c'è anche una terza energia che esiste? Ci sono Chit e Satananda, Ananda e Radharani, e Chit è l'energia interna. Chit, Sat, Ananda. Ananda is Radharani, and Chit is the internal energy. Sat is Bardat. Truth. Sat significa verità. Chit Shakti
who give the vision. E Chit Shakti è quell'energia che dona la visione. That is Guru Shakti. E questa è la Guru Shakti. Who combined us. Ananda Shakti is Radhika. E Ananda Shakti è Radhika. Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda. Right? Giusto? Chit Shakti is not Radhika. Maybe the Dasi of Radhika. Chit Shakti in realtà non è Radhika, forse può essere una la Dasi di Radhika. Who makes the close with Satya and Ananda? Che è vicina a Sat e Ananda. So Sat, when we start practicing to live in the Sat, means the God, then we need Guru Shakti to bring to the Ananda. So Sat Chit Ananda. Real thing is to come to the Ananda, that is the energy, Shakti of Allad of Krishna. Allad, happiness. Inner happiness of Krishna, Allad nature. Quando noi viviamo nel Satya, viviamo nella coscienza di Dio. E il Chit, che è l'energia del Guru, è quella che ci porta, dopo entrare nella coscienza di Dio, verso l'Ananda, che sarebbe Radharani. L'obiettivo finale è quello di entrare in Ananda, nella coscienza di servitrici di Radharani, e questa Ananda Shakti di Radharani sarebbe l'Allad, la felicità interna di Krishna. And Yogamaya and Mahamaya, this is the Krishna energy, not Radhika energy, sorry. Sia Yogamaya che Mahamaya sono energie di Radharani. Expansion of Radhika. Sono espansioni di Radhika. Yogamaya who arranged to meet, and one is his of one Shakti of Radhika is who keep the distance, and Mahamaya is working, who is not 100% devoted to Krishna, then Krishna and Radhika not accept them. First, we have to surrender to Krishna, assign to Krishna, then Krishna give mercy to understand his inner energy, inner Shakti, Allad Shakti. Bata diya, abhi hum meeting mein hain, so bata diya usse batao. Explain. Yoga Maya è un'energia di Radharani che fa riuscire gli incontri da Radha e Krishna e che aiuta anche i devoti a raggiungere questi incontri. Ma Maya invece è sempre quell'energia di Radharani che tiene lontano quelle persone, quelle anime che non hanno ancora firmato con Krishna. Quindi coloro che ancora non hanno firmato con Krishna sono coperti da Mahamaya, quindi sono lontani da Radharani, anche se Mahamaya è un'energia di Radharani stessa. Quando poi uno riesce a firmare con Krishna, allora non è più sotto l'influsso dell'energia materiale di Mahamaya e riesce a dirigersi verso Radharani, verso l'Ad, la Dini Shakti. Little complicated, better to believe it. Cercare di comprenderlo con la mente è un po' complicato. La cosa migliore è crederci. Tattavicha. This is Tattavicha. Questo viene definito Tattavichar.
with a logic to understand. Il voler cercare di comprendere attraverso la logica. And one is a rasa vichar. Mentre un altro aspetto è il rasa vichar. No logic required. I believe. E nel ras vichar non c'è bisogno della logica per poter comprendere. Quello che si deve avere è la fede, la credenza. Mahajan gata subanta. What Mahajan doing, I will practice that. Io prendo esempio del comportamento dei Mahajans, delle grandi anime. Quello che loro fanno, che praticano, anche io lo applico nella mia vita. And I see the tattva which are Prabhupada tattva. Sri Priya. And in Tattva Vichar, I show you one quotation of Prabhupada. Nel Tattva Vichar, adesso ti mostro una affermazione di Prabhupada. Better to believe it. Che dimostra come la cosa migliore è sia il credo, la fede. Anyway, if you come in picture, I will not talk. Please, I don't like impersonal talking. Se non accendete tutti la fotocamera, vi fate vedere il video, allora non parlo più. Non mi piace. If you're not in picture, go out. I don't want to be here. Non mi piace questa cosa impersonale. Impersonal, I don't talk. Se non accendete la fotocamera, allora smettiamo qua, io non parlo più. Yeah, good. Yeah. Verse 15, chapter 10, Bhagavad Gita. Indeed, you alone know yourself. Arjuna is telling. Yeah, sorry. We have to say, sorry. This is not Krishna is telling. Arjuna is telling to Krishna. È Arjuna qui che parla a Krishna. Yeah. Indeed, you alone know yourself by your own internal potency. O Supreme Person, origin of all, Lord of all beings, God of the gods, Lord of the universe. You know yourself? Only by your own internal potency. You see? And that is Allah Dhani Shakti. Qui Arjuna dice a Krishna che tu ti puoi conoscere soltanto attraverso la tua stessa potenza interna del piacere. E questa Prabhupada è la Dhani Shakti. Adesso leggiamo la spiegazione di Prabhupada. Sundaram Baba, vuoi magari leggere in italiano? Ce l'hai sotto mano? Sì. Dai. Allora, purport. The Supreme Lord Krishna can be known by persons who are in a relationship with him through the discharge of devotional service, like Arjuna and his followers. If I have no relation, first thing I will never understand. La prima cosa è che se io non ho relazione, allora non sarò mai capace di comprendere. In family, if you have no relation with your wife, if you have no relation with your son, you will never understand. Potete anche vederlo in una famiglia, se uno non ha una relazione con la propria moglie oppure con i propri figli, allora non saranno mai capaci di comprendersi l'uno con l'altro. Is a basic. È una cosa base. So one question is mine.
Who is more related to Krishna? Quindi io ho questa domanda: chi è che è più relazionato o relazionata a Krishna? Most close. La persona che le è più, che gli è più vicino. You see the yes. You see the Chaitanya. Krishna said that I am a foreigner to understand what love you have. So I want to be together with you to understand that. Vedete, Chaitanya, nella forma di Chaitanya, Krishna si autodefinisce un estraneo nella comprensione dell'amore di Radharani. Quindi lui stesso dice: io voglio essere vicino a te, Radha, per poter comprendere l'amore che tu hai per me. Persons of demonic or atheistic mentality cannot know Krishna. Radhe Dandavato, Sridhar, ma da dove parti a leggere il verso 69? No, 15, capitolo 10, verso 15. No, adesso era bagatita, non era da su Danili. Dici, stavo a cercare, ma che sta a leggere? Capitolo 9. Capitolo 10, verso 15. Finding it was written that if you have the Buddhas of Radharani, then Krishna automatically. This is the final subject, but nobody will understand the Buddha. Yeah, first he has to understand this. Allora, leggo. Vai. Scusa, allora. Va. Scusa. No, scusa tu, purtroppo io ormai. Allora, spiegazione. Possono conoscere il Signore Supremo? Ah, yeah. It's just making Italian, this small part. No, but read it. Vai. Loudly. Ma rileggo anche il verso in italiano? Va bene. Allora, in realtà, o persona suprema, è Arjuna che parla, origine di ogni cosa, signore di tutti gli esseri, sovrano dell'universo e Dio dei Deva, in virtù della tua potenza interna, tu solo conosci te stesso. Spiegazione. Possono conoscere il Signore Supremo soltanto coloro che nell'esempio di Arjuna e dei suoi successori lo servono con devozione. Le persone atee o dalla mentalità demoniaca non possono mai conoscerlo. Ok. Mental speculation that leads one away from the Supreme Lord is a serious sin. And one does not, should not try to comment on Bhagavad Gita. They cannot even comment to Bhagavad Gita if this truth they don't understand. Because they command, because they have no relation, they talk on this subject, they cannot explain it. They no understand the real essence of Bhagavad Gita. It moves with relation. Page 4, Prabhupada says, 22 times.
about relation. Gli speculatori mentali e coloro che non sono in una relazione non possono comprendere, non possono commentare la Bhagavad Gita, non possono capire qual è l'essenza della Bhagavad Gita, perché non sono in una relazione. La relazione è la cosa essenziale. E Prabhupada, questa parola relazione, difatti, la usa per ben 22 volte nella pagina 4 dell'introduzione della Bhagavad Gita. You see that? Vedete questa bussola? What is this? Che cos'è? L'ho già detto, una bussola. Compass. Compass. We develop relation with compass, not with Krishna. Noi sviluppiamo la relazione con la bussola e non con Krishna. And compass relate with me. And you will know the goal, Krishna. La bussola ci può dire relazione di con me, dopodiché conoscerai l'obiettivo, Krishna. What is meaning of compass? Qual è il significato della bussola? Compass can show you the way. La bussola ti può mostrare la direzione. He will not work for that. Però non è che lui la fa lui per te. Who has to work? We have to work. Siamo noi che dobbiamo percorrere la direzione, la via. Compass will not work for you. He will show you right, left, and you drive for that. La bussola non è che cammina per noi, ci fa soltanto vedere. Devi andare a destra, devi andare a sinistra e siamo noi che dobbiamo camminare. So we develop relation with compass. Quindi noi sviluppiamo la relazione soltanto con la bussola. But we forget we have to develop relation with the goal. E in questo modo ci dimentichiamo che dobbiamo in realtà sviluppare la relazione con l'obiettivo. And this goal is only the Lord Krishna. E questo obiettivo è soltanto il Signore Krishna. Not compass. Non è la bussola. Maya Vadis, they only relate with compass. I coloro che seguono la filosofia Mayavadi hanno come obiettivo soltanto la bussola. And his picture is all the ashram, you will see no Krishna picture. E vedrete negli ashram di tali devoti che non ci sono immagini delle divinità come Krishna, ma saranno piene soltanto di immagini della bussola, ovvero del maestro. So this is the mistake part. Quindi questo è un errore che commettiamo. Relation only has to be with Krishna. This is my goal. L'obiettivo è che noi sviluppiamo una relazione con Krishna. Then compass will work. E allora faremo buon uso della bussola. La bussola avrà veramente significato. So there are two things. One is a compass, one is a goal. Quindi ci sono queste due cose che sono distinte. Una è la bussola e uno è l'obiettivo. Compass only works when there is a goal. E la bussola può funzionare soltanto quando c'è anche fisso l'obiettivo. If the compass says, I am the goal of you, you see, you are going to be kaput. Se la bussola ti dice che io sono il tuo obiettivo, allora non andrai da nessuna parte. I will never develop relation with Krishna. Perché non sarò mai in grado di sviluppare una relazione con Krishna. And I will never sign it. E non firmerò neanche mai il contratto con lui. Ten. I will never reach to ultimate goal. Come spiegato nel capitolo 10, verso 10 della Bhagavad Gita, che se noi non firmiamo con Krishna non saremo mai capaci di raggiungere
l'obiettivo ultimo. Goal is Krishna. L'obiettivo è Krishna. But Prabhupada say in 10.10, when you reach to the goal and you sign it, this contract with him, means you agree with this point. Prabhupada lo spiega che l'obiettivo è Krishna e quando noi lo raggiungiamo e firmiamo il contratto con lui, quando raggiungiamo questo obiettivo, then what happened? Allora cosa succederà? You got the ultimate goal. Da lì potremmo poi muoverci verso l'obiettivo ultimo. And what is meaning of that? E cosa significa questo? I know you. I know you. E io conosco te. I know Ramananda. Conosco Ramananda. And I love Ramananda. E lo amo. That is ultimate goal. Ok, significa che io conosco te e poi grazie a te conosco Ramananda e lo amo. E questo è l'obiettivo ultimo. Understand? Chiaro? And that way I want to search who love most. I want to take that shelter, not to the goal. I want to go to the shelter of that who loves most to the Krishna. I have to learn this love from it. E quindi io devo ricercare la personalità che ama di più Krishna e devo prendere il suo rifugio. That is the ultimate goal. Questo è l'obiettivo ultimo, prendere rifugio in quella personalità che ama di più Krishna. I know you and I love you. What is the higher? Io ti conosco oppure io ti amo. Qual è la cosa più elevata tra queste due? So navigator works like this. Quindi la bussola funziona in questo modo. This is the work of navigator. I sign Krishna, then navigator say, now you have to learn who loves Krishna more. Navigator bring there. And then he explain circumstances create to understand. And then he show right way how this who is the most lover, and then we agree, and then we take shelter of that to learn that love. Automatically I understand very clearly. Quindi noi firmiamo con Krishna. Noi firmiamo con Krishna, ci crediamo. Quando firmiamo il contratto, allora la bussola, il navigatore ci dice ok, adesso ci credi, hai fede e ti mostro la via per poter prendere rifugio nella personalità che ama di più Krishna. E quindi la bussola ci crea delle circostanze tali favorevoli per cui noi possiamo prendere questo rifugio e possiamo realmente imparare come dare amore a Krishna. Now read this whole. Bhagavad Gita is the statement of Krishna. And since it is the science of Krishna, it should be understood from Krishna. From Krishna is a science. Da Krishna è una scienza. Is a science of Krishna. È una scienza di Krishna. Science means is not a word only, is a big circumstances behind that. That science has to understand what is water. Water is a combination of oxygen and hydrogen.
as two hydrogen and O4. When it combined, what oxygen and hydrogen when combined, it will create the water. And you can take out from the water oxygen and hydrogen, two things, and water is finished. I was in the science, I see this. It is a science. You have to do practical to understand this. You have to go to deep realization to understand this. It is a science of this. È una scienza, non è soltanto un argomento che riguarda delle parole e possiamo capire soltanto con quelle parole tutto il significato. Così come ad esempio la scienza dell'acqua, che l'acqua è composta da due elementi, che sono l'ossigeno e l'idrogeno. E se voi separate l'ossigeno dall'acqua o l'idrogeno, allora non avrete più l'acqua. Quindi tutti gli elementi devono essere ben compresi e studiati per poi capire qual è la sostanza finale. Quindi allo stesso modo la Bhagavad Gita deve essere ben compresa in tutti i suoi termini, in tutta la sua scienza in profondità, per poterne capire il vero significato. Many places you will see Krishna. In molti luoghi potete vedere Krishna. Like a Sanskrit, Krishna tattva vetta sei guru hai. Krishna tattva vetta sei guru hai. And Krishna is there, there is no Radha. Why this Krishna tattva? What is Krishna tattva? This is the Krishna tattva. The science to understand of Krishna. What is the science of Krishna? You have to go to realize how to understand Krishna. You know? Il nome di Krishna lo possiamo trovare Radha. In molti versi sanscrito. Il Krishna Tattva. Cos'è il Krishna Tattva? È la scienza di Krishna. E uno deve studiare questa scienza per poterlo comprendere. Now I show you PhD course. Adesso vi mostro il corso del dottorato. This is a PhD. Today we are studying that Vilap Kusumanjali. There is one line. Listen that. Stamattina abbiamo studiato una linea, frase del Vilap Kusumanjali, che sarebbe il dottorato della devozione. Adesso ascoltate. Last line, but, Yeah. You take this mic. Sit down. Chidarbhai, no sound. Non si sente il volume. Radhe? Yes, can now you? Yes. Ok, sorry. This is a secret. When I see Krishna is very supreme. Mm-hmm. Yeah. When I see the leg marks on your foot soles, I find even more bliss than when I see the beautiful form of Shyam, which is matchless within the three worlds. Yes.
Why? Because if I took shelter of you, I will become the sea of you. Automatically, all will become crystal clear. Because you know very well to him, he is always near to you. So when you take the shelter of Radhika, you will become humble, you will become kind, no material demand will be there. Unconditional love she will teach you. All her qualification, because you are the servant of Radhika, you will learn everything what she attracts. And that way, he cannot go far, Krishna, from her. He always near to her. Se uno diventa una servitrice di Radharani, allora potrà comprendere Krishna, perché Krishna gira sempre intorno a Radharani. Quando uno diventa una servitrice di Radharani, diventa umile, pieno di compassione, può imparare l'amore incondizionato da lei. Radharani insegnerà alla sua servitrice tutte le sue qualità che mette a servizio per Krishna. E quindi Krishna sarà sempre intorno sia a Radharani che alla sua Dasi, perché anche la Dasi prende le stesse qualità di Radharani. Then I will see not a god Krishna, I will see Radhika's lover Krishna. First thing. Per prima cosa, io non vedrò Krishna nella sua forma di Dio, nel suo aspetto di Dio, ma lo vedrò che lui è l'amante di Radhika. Right. Giusto? More responsibility and more care will come to me. Io otterrò più responsabilità, diventerò una personalità che si prende più cura. Why Prabhupada write the goal is Krishna. He write 10, you read. Perché Prabhupada scrive che l'obiettivo è Krishna? Goal is Krishna. L'obiettivo è Krishna. And when you sign it, e quando firmi, then alternate goal come to you. Quando arrivi a questa realizzazione, l'obiettivo è Krishna, quando ci credi, quando firmi il contratto, allora lì potrai vedere, muoverti verso l'obiettivo finale. And the goal is Krishna, then what is the higher goal than this? Ma se però l'obiettivo è Krishna, qual è questo obiettivo ancora più alto di Krishna? Then he say goal is Krishna, and then he say more higher goal is there. Why he say like this? Prima Prabhupada scrive l'obiettivo è Krishna, adesso descrive un obiettivo ancora più elevato, perché fa così? Why he like? Read the 10-10. Perché? Right, Prabhupada read 10-10. Very sensitive. One ISKCON devotee, I say, read this. He said, today I understand. And 4 or 5 days before he come. He said, today I see this. Before I never see this. 10-10 like this. I say, you see. You have to see it, open eyes. Read. When one tries to go back home, questo è il capitolo 10 verso 10, eh? Bravo. Italian, yeah. Yeah, questo qui. Sto iniziando la spiegazione dopo 6-7 righe. When one tries to go back home, go on. Back to Godhead,
and takes fully to Krishna consciousness. Fully, Hare Krishna conscious. How I will take Krishna consciousness? Who is Krishna conscious? Come potrò diventare cosciente di Krishna? Whenever one moment he become unconscious. Devo imparare da colui che è cosciente di Krishna, da colui o colei che neanche per un secondo sono fuori dalla coscienza di Krishna. Mother, never unconscious, always remember. Vedete come una madre, lei è sempre nella coscienza di Radhe. We are, hey. Hey. How you talk like this? Mm. Come madre Yashoda, lei è sempre cosciente di suo figlio. Second. Radharani. O come Radharani. And our friends. O come gli amici. Friends are sometimes conscious, sometimes not. But mother and Radhika are never unconscious. 24/7 they are fixed with. Gli amici qualche volta possono essere coscienti, qualche volta no. Però la madre e Radharani sono 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 coscienti in Krishna. If I want to know Krishna, I have to take shelter of mother. Se voglio conoscere Krishna, allora devo prendere rifugio nella madre. Radharani. O in Radharani. How I will know myself? Come posso conoscermi io? Without that. Senza prendere questo rifugio. When one tries to go back home, back to Godhead, and takes fully to Krishna consciousness. Fully, not partly. Pienamente in coscienza di Krishna, non parzialmente. Fully and partly. Means I do this also, one is Krishna also. Qual è la differenza di prendere la coscienza di Krishna a pieno oppure solo a livello parziale? A pieno significa che 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 esiste solo quello. Parziale significa che ho tante cose e la coscienza di Krishna è una delle tante. Partiale non necessary. Who want to be fully, they have to take away. Se io voglio avere una coscienza di Krishna parziale, allora non è necessario che percorro questo metodo. Però coloro che vogliono essere pienamente in coscienza di Krishna, allora devono muoversi in questo modo. The ease action of such devotee is called Buddhi Yoga. That is Buddhi Yoga. One pointedness is the mind is only working. He only use his mind, always fixed with meditation with one book. That is Krishna. And then he wants to afford, that is yoga. That afford is my yoga, meditation. I have many, many things program to do, is not Buddhi yoga working. Many projects are there. Un tale devoto che si trova nella posizione della coscienza del Buddhi Yoga significa che la sua mente, la sua intelligenza è diretta soltanto verso un unico obiettivo, e yoga significa che lui si muove per quell'obiettivo, cerca di darsi da fare per quell'obiettivo soltanto, non ha divergenze, non si vuole dirigere verso altre destinazioni. Uh-huh.
other words, Buddhi Yoga is the process by which one gets out of the entanglement of this material world. He will not leave you, Mahamaya. Mahamaya non ti lascerà mai. This Mahamaya is also under control of the Shakti of Krishna, Radhika. Questa Mahamaya green is there, green light is there, so it's not charging sign is there, but maybe it's not powerful enough. Wait, one of the people are charging the small. The yoga is the process by which one gets out of the entanglement. Oh, sorry, Guru, you were saying Mamaya is also energy of Radharani. Energy of Radhika, you can say energy of Krishna. My name is Radha, so I see only Radha. Your Ishtadev is Krishna, you can see Krishna. No problem. Mamaya si può definire l'energia di Krishna o l'energia di Radhika. La mia Ishtadev è Radhika, allora io vedo soltanto Radhika. Se la tua Ishtadev è Krishna, allora puoi dire che Mamaya è l'energia di Krishna, non c'è problema. And when you say Krishna is also Radha is there, because the energy is always together. E comunque sia, se dici Krishna, anche Radha è sempre lì presente, perché la sua energia. But I see only Radha, so I say Radha. Però io vedo soltanto Radha. Don't take Radha. It different. Because this is the, like Radharani, all the expansion, all the sakis and gopis are the expansion of Radha. What is that meaning? Quindi non vedete differenze. Tutte le sakhi e le gopi sono espansioni di Radharani. Cosa significa questo? You see, Uma, Parvati. Parvati, Parvati, Lakshmi, what is Saraswati, all is the expansion of Radhika. Vedete, Parvati, Uma, Sarasvati, Lakshmi sono tutte espansioni di Radharani. Radha Kripa Katakshi. Lo potete... Everything what is creation is all expansion of Radhika. Lo potete vedere nel Radha Kripa Kataksha, dove vengono menzionate queste energie. Tutte le energie nella creazione sono espansioni di Radharani. You very much fixed with Krishna. You say, oh, no. You see Krishna is also good. Se però sei centrato solo con Krishna, allora tu dirai no, in realtà sono tutte energie di Krishna. Anche quello va bene. They both are one. In realtà entrambi sono la stessa cosa. Means one soul take two body. Significa che un'anima ha preso due corpi. And two soul when in one body is Chaitanya. E queste due anime quando poi si uniscono in un corpo solo formano Chaitanya. And one soul make the two body is Radha. Mentre un'anima che prende due corpi sono Radha e Krishna. Yeah.
So Buddhi Yoga is the process by which one gets out of the entanglement of this material world. You see, I cannot go out. Uno non può uscire da questo mondo, dalle reti grinfie del mondo materiale. Prabhupada writes the last sloka of Bhagavad Gita, you cannot be a free without becoming normal. Prabhupada scrive nella descrizione dell'ultimo verso della Bhagavad Gita che uno non può raggiungere la perfezione senza essere normale. And how, when you can be a normal only by taking the pleasure giving potency. E uno come fa a diventare normale? Lo può fare soltanto prendendo rifugio nella potenza interna del piacere. This is Krishna Tattva. This is the meaning of Krishna Tattva. E questo è il significato di Krishna Tattva. It's so evidently written there, very difficult to understand many people. È scritto tutto ciò molto segretamente, quindi è difficile da comprendere per molte persone. For 20 years in the with the practice in ISKCON, they don't understand. Persino coloro che praticano da 20 anni in ISKCON e studiano questi libri, quindi i commenti di Prabhupada, neanche loro hanno ancora compreso. Is the mercy of Prabhupada. His love makes me to understand it. Quindi per me è la misericordia di Prabhupada che grazie al suo amore sono capace di comprendere tutto ciò. I'm practicing and I realize it. He is 100% right, no way. E io stesso l'ho praticato e l'ho realizzato e ho constatato che tutto ciò che dice è vero al 100%. We cannot be a normal without taking pleasure giving potency. Non possiamo essere normali senza prendere rifugio nella potenza del piacere. You read that, I say you will catch it. Voi provate a leggere queste parole di Prabhupada, io vi guido così che potete comprenderlo. Now I show you will meditate. You will catch it, but you have to practice to understand that. Adesso ve lo mostro. Voi ci dovete meditare così che lo potete comprendere. Però per poterlo comprendere, una volta capito, osservato, va praticato. Somehow it's charging, but it's like more power than what he's getting. Take this one. Maybe this is powerful charger. Try this one. Radha Charan Masi today. Yeah. Questo? Yeah. Questo? No, ma la carica viene dall'elettricità. This is more fast. Huh? This is more fast. This is from the battery. Electricity, no? This is more fast. Okay. Oh, this is now 5% already. I think this is good. This one, big one. No, it was 3, now it went 5 already. Okay, chalo. You understand? Chalo, kaam karo from talk now. The ultimate goal of progress is Krishna. Progress is Krishna, ultimate goal. Huh? The ultimate? No. Yeah. The ultimate goal of progress is Krishna. Progress is Krishna. Your ultimate goal of progress is Krishna. You have to come to 1.2 Krishna. Many progress at a one time will not work.
se uno mette i suoi sforzi per progredire in diversi obiettivi, allora non funzionerà mai. Uno deve mettere tutto se stesso per progredire verso Krishna, deve rendere il suo obiettivo Krishna. Hello. People do not know this. Non in this. One point at God, Krishna. This not know this. Le persone non ne sono a conoscenza che si deve avere come obiettivo soltanto Krishna, e quindi uno si crea molti obiettivi. Therefore, the association of devotees and a bona fide spiritual master are important. Mm-hmm. One should know that the goal is Krishna. And when the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed, and the ultimate goal is achieved. Goal is signed. We not sign it. Still we have a doubt in this. Questo è il processo per chi firma il contratto con l'obiettivo. Però noi ancora non abbiamo firmato, abbiamo ancora dei dubbi nel credere in Krishna. One go to the broker and you assign one contract that I will buy this house. And you not buy and you start looking other house. He can show you. You have to sign, then you have to buy it. Se tu veda un agente immobiliare per firmare il contratto per comprare una casa e lo firmi, dopodiché non la compri e ti metti a cercare altre case, quell'agente immobiliare ti può fare dei problemi, ti può fare anche causa. Quindi devi firmare, devi deciderti. Because the contract is there. Perché c'è il contratto. We never contract to sign that Krishna, I no need to doubt now. Is still doubt is there. Then we are jumping here, there, because I am searching God who fulfilled my own desire. Io non voglio firmare ancora questo contratto perché ho ancora molti obiettivi. Voglio saltare di qua e di là. Perché? Perché non voglio amare Dio, ma quello che voglio fare è soltanto chiedere a Dio così che Lui soddisfa i miei desideri. My desire is never finished. Ma in realtà questi desideri non finiscono mai. So I have to go the person who has no desire from Krishna. Quindi come faccio a invertire questo mio approccio per avvicinarmi al contratto? Devo andare da quella persona che non ha desideri, non ha nessuna richiesta da parte di Krishna. Only they want to give, they believe it. Devo andare da quella persona che vogliono soltanto dare e che hanno una piena fede. And their association, I will never have the doubt in Krishna. I will believe it immediately, assign it, or not doubt. Brajvasi never doubt in Krishna. But never talk about Krishna. Because there is no doubt why I will talk about you. Come to Vrindavan, you will never say that any Brajavasis talk about Krishna. Because they never doubt in him. E grazie alla loro associazione anche io potrò piano piano rimuovere tutti i miei dubbi e potrò firmare il contratto. I Brajavasi, loro hanno una piena fede in Krishna, credono completamente in lui e non ne parlano mai allo stesso tempo, perché ci credono. Per loro è una cosa normale, scontata il crederci, quindi perché ne devono parlare? They don't know out of Krishna. Non conoscono niente all'infuori di Krishna.
us who live here in the saints. When a person knows the goal of life, but is addicted to the fruits of activities, this is the point. He's acting in karma yoga. Yeah. Go explain this in Italian. In italiano leggi, Baba. Se una persona ha compreso il traguardo finale della sua della vita, ma anela ancora i frutti dell'azione, pratica ciò che è definito karma yoga. Se riconosce nel Signore l'obiettivo finale, ma continua le speculazioni intellettuali sulla sua natura, pratica il dhyana yoga. Karma yoga, jnana yoga is not devotion. Il karma yoga e il jnana yoga non sono la devozione. Prabhupada writes in the beginning, karma yoga, karmi, jnani, yogi, and bhaktas. Lo bello, è aperto questo. We have to be a bhakta. Not karmi, jnani, yogi. Prabhupada lo descrive all'inizio della Bhagavad Gita riguardo i karmi, i jnani, gli yogi, che non sono dei bhakta, sono una cosa diversa. Noi dobbiamo essere dei bhakta. Bhaktas are not, they do, but they have not need result for that. I bhakta sono coloro che fanno la devozione e non sono attaccati al risultato di quello che viene, a differenza degli altri. And when he knows the goal and seeks Krishna completely in Krishna consciousness and devotional service, he is acting in Bhakti Yoga or Buddhi Yoga, which is the complete yoga. This complete yoga is the highest perfectional stage of life. In italiano? E se conosce la meta conclusiva e cerca Krishna mediante il servizio di devozione in coscienza di Krishna, pratica il Bhakti Yoga o Buddhi Yoga, lo yoga più completo, lo stadio più alto nella ricerca della perfezione. A person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization. Yes, in Shusha. Istituzione. Prabhupada write it. Yeah. Questo è quello che scrive Prabhupada. Go on, repeat this. A person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization. Prabhupada ki jai. Understand? Quando una persona ha accettato un maestro spirituale e fa parte di una comunità spirituale, but if he's still not intelligent enough to make progress, then Krishna from within gives him instructions so that he may ultimately come to him without difficulty.
Quindi se una persona ha accettato un maestro spirituale, fa parte di una comunità spirituale, ma le manca l'intelligenza necessaria per progredire, Krishna le darà dall'interno le istruzioni indispensabili per arrivare a lui senza difficoltà. The qualification is that a person always engage himself in Krishna consciousness and with love and devotion render all kinds of services. L'unica condizione richiesta è l'impegno perseverante nella coscienza di Krishna, servire il Signore in tutti i modi possibili con amore e devozione. He should perform some sort of work for Krishna, and that work should be with love. Allora, anche se non si è abbastanza intelligenti per continuare sulla via della realizzazione spirituale, ma si è sinceri e si pratica assiduamente il servizio di devozione, il Signore darà la possibilità di progredire e arrivare fino a Lui. If a devotee is not intelligent enough to make progress on the path of self-realization, this is the point. Self-realization. What is the meaning of self-realization? Qual è il significato di realizzazione del sé? To body identification. Significa identificarsi con il corpo? A soul identification. Oppure significa identificarsi con l'anima? If I am body identification, it's a long distance call, you cannot reach there. Se io sono identificato soltanto con il mio corpo, allora sono ancora molto distante e non potrò mai raggiungere la realizzazione. Soul can reach to the Krishna, to the super soul. But body will never reach to the Krishna, it has to go in graveyard. L'anima soltanto può raggiungere la superanima, non il corpo materiale. L'unica cosa che il corpo materiale può raggiungere è la tomba o il crematorio. And I see 10 days before I was sick, very sick. 2 days I cannot chant. Small sickness cannot make you to chant. How you will remember Krishna at the time of death? Io 10 giorni fa ero molto malato e facevo fatica persino a cantare. Quindi se una malattia anche ci rende difficile il canto, allora in che coscienza saremo? Cosa possiamo fare al momento della morte quando lasciamo questo corpo? Impossible. If I keep in my mind many things, I will start thinking at the time of dying that thing. Se io ho nella mente molte molte cose, allora tutte queste cose me le porto dietro anche nel momento in cui sto lasciando il corpo, non mi potrò mai concentrare su un'unica cosa. Where you will go, where I will go? E quindi dove andrò a finire? If I'm thinking to get meditating in body, I will get again body. Se io medito su qualche corpo, allora otterrò nuovamente un corpo. For sense enjoyment, then you see the animals unconscious. Then we will take animal body. Se io sono concentrato soltanto nel godimento dei sensi, senza sviluppare una coscienza, allora prenderò un corpo animale, perché così potrò comportarmi come fanno gli animali. One time Brahma get the body of pig. Una volta Brahma ha preso il corpo di un maiale. And he has 20-30 children.
e lui con questo corpo ci ha fatto 20-30 maialini. Feeding them to all the children. E quindi lui nutriva tutti tutti i cuccioli ed era contento di stare con tutta la sua famiglia numerosa nella cacca, nello sterco, nel fango, nella sporcizia. Why? Because at the time of that I was meditating in my body, some female body, I got that way desire for the children and family and body, that is the thing. Perché? Perché al momento della morte, di lasciare il corpo, ho iniziato a pensare al riguardo della famiglia, di quanto è importante avere figli, le relazioni della famiglia, tutti questi attaccamenti. E il corpo umano in realtà non è fatto solo per quello, però è fatto, il corpo di un animale come quello di un maiale è esclusivamente fatto per quello. Quindi preso nascita nel corpo di un maiale. Vishnu say, now your time is over, you have to leave and go to your place. Dopodiché, nel momento in cui lui doveva anche lasciare quel corpo da maiale, Vishnu gli ha detto, adesso il tuo tempo è finito qua in questo corpo, devi tornare nel tuo luogo. Then he said, no, my wife is sick and children are cry because I cannot feed the best. No, I don't want to leave now when the children will grow and my wife will be okay, then I can go. I will not feed them. They become very attached again. This happened. So our attachment bring my body, karma. E lui però ha risposto a Vishnu, no, non posso lasciare adesso questo corpo perché mia moglie è molto malata e non ce la fa a nutrire i bambini e anche io non è che li posso allattare, quindi devo aspettare che lei stia meglio, dopodiché posso andare perché mi devo prendere cura di questi bambini, non li posso lasciare da soli. E questo è quello che succede a noi, se noi abbiamo questi attaccamenti con le relazioni del corpo, allora automaticamente devo prendere un corpo che mi fa svolgere queste azioni, dovrei prendere quel tipo di karma. So the moment of living body, what we think, we got that body. Quindi noi prendiamo un corpo nella prossima vita che è uguale a quello che pensiamo al momento della morte. In the Srimad Bhagavat Katha is coming. You can read that. E tutte queste cose sono menzionate nella Katha dello Srimad Bhagavata. Lo potete leggere. So we get why we chanting, why Mahaprabhu give mercy that you chanting, you make the practice that at the time of living you can go back to. Where is your relation? Perché quindi Mahaprabhu ci ha donato questa misericordia del canto, così che noi cantando sempre di più, quando sarà il momento di lasciare questo corpo, possiamo andare lì in quel luogo dove siamo realmente relazionati con l'anima. And in this living body we have to realize where to take shelter for ultimate goal. E mentre siamo in vita in questo corpo adesso dobbiamo realizzare che dobbiamo prendere rifugio nell'obiettivo ultimo. If a devotee is not intelligent enough to make progress. Not intelligent enough to make progress. Se un devoto non è abbastanza intelligente per fare progresso. Maya
Se è in Maya. Karma. Karma. Bahiranga Shakti, external energy of Krishna, bring out to, not to be close to him. La Bahiranga Shakti, l'energia esterna di Krishna, ci tiene fuori e non ci fa avvicinare a lui. It's not intelligent enough to make progress on the path of self-realization. Self-realization. Who are you and where is your relation? La realizzazione del sé. Cosa significa? Significa conoscere chi siamo e dove siamo relazionati. Mahaprabhu say che try to be in it, not in soul, is also Mahaprabhu. Try to develop the form and live in the form to develop relation. Without form, there is no relation. Mahaprabhu ha detto che essere coscienti dell'anima soltanto anche è una forma di filosofia mayavada. Uno deve sviluppare la forma, perché soltanto grazie alla forma poi uno può sviluppare la relazione. Senza forma non c'è la relazione. That's a Swarup, Prabhupada, page 4. E Prabhupada questa forma la definisce come Swarup, nella pagina 4 della Bhagavad Gita, dell'introduzione. And Swarup Siddhi, perfection in our Swarup. E spiega riguardo della Swarupa Siddhi che sarebbe la perfezione della forma spirituale. So, if such devotee, but if he is sincere and devoted to the activities of devotional service, the Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain to him. After sign. Sign. When you sign Krishna. Yes. Then what happens? Please leave that line. Sign Krishna. I will read again. Read again. One should know that the goal is Krishna. Mm. And when the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed. Where? And the ultimate goal is achieved. That's the point. Translate English, Italian. In italiano, Baba. Allora, anche se non si è abbastanza intelligenti. No, questa parte finale, questo anche soltanto quello che abbiamo letto prima. Dell'obiettivo ultimo, la parte sopra. L'unica condizione richiesta è l'impegno perseverante nella coscienza di Krishna. Servire il Signore in tutti i modi possibili con amore e devozione. Dice questa? No, quella ancora sopra a metà pagina. Uno deve conoscere che l'obiettivo è Krishna. Ok. Allora, se una persona ha compreso il traguardo finale della vita, ma ne è la... No, nemmeno questo, allora. Lo traduco io in italiano, al volo. Vedi che non la trovo. Uno deve conoscere che l'obiettivo è Krishna e quando questo obiettivo è firmato, è assegnato, allora il percorso è lentamente ma progressivamente attraversato e l'obiettivo ultimo viene raggiunto. Slow and steady is not very fast.
lentamente e in modo costante. Uno non può farlo molto velocemente. At that time we rested in useless subject. Noi abbiamo perso un casino di tempo in dei discorsi inutili, in argomenti inutili. Time is wasted. E quel tempo che abbiamo dedicato a questi argomenti inutili è sprecato, non torna più indietro. We not reach to the ultimate goal, and we not sign it, our time is wasting. Se noi non dedichiamo il nostro tempo per poter firmare il contratto per raggiungere l'obiettivo e prendere rifugio con l'obiettivo ultimo, allora tutto questo tempo è perso. That is the point of self-realization. E questo è il punto della realizzazione del sé. And what is the ultimate goal? We have to find it out. E qual è questo obiettivo ultimo? Dobbiamo scoprirlo. And what is wise through and study? E perché qui viene scritto che si può raggiungere lentamente in modo costante? We have no idea of that. Perché non ci abbiamo nessun tipo di idea di come fare. The main subject we know is starting. Non abbiamo neanche fatto i primi passi nell'argomento principale. How my self-realization become and how I will go back to my goal of life, how I will go back to home. Quindi come potrò mai raggiungere la realizzazione del sé, come potrò mai raggiungere l'obiettivo della mia vita? Goal is Krishna. Then why Prabhupada is telling there is ultimate goal is there? L'obiettivo è Krishna. Quindi perché Prabhupada scrive che c'è anche un obiettivo ultimo? Why? Perché? Because you know we not signed the goal even. Perché lui sa che noi ancora neanche abbiamo firmato il contratto con l'obiettivo. And that is the point. When we realize it and sign it, then that is the center of Radhika ultimate. Quando noi però realizziamo e firmiamo il contratto, allora lì arriva l'obiettivo ultimo, che è il rifugio in Radhika. Then Mother Yashoda. Oppure quello di Madre Yashoda. Why not Jesus invite all his friends, all his group? Why his last supper was only mother was there, Maria Magdalena was there and friends were there? Perché Gesù nell'ultima cena non ha invitato tutte le persone che conosceva, tutto il suo gruppo, ma ha invitato soltanto la sua madre Maria Maddalena e i suoi apostoli più vicini? Because this relation can show you about the Jesus. This relation can show you about the Krishna. Perché sono soltanto quelle relazioni intime che possono guidarti verso Gesù, o similmente sono soltanto le personalità che sono vicine a Krishna che possono guidarti verso di Krishna. That is the self-realization. Without relation there is no self-realization. E senza la relazione non ci potrà mai essere la realizzazione del sé. Gurudev,
Yeah. I want to ask, in the moment when we assign, we already choose our relation, or it come after? Because also when you sign to buy some house, before you must to know what you are buying. So choosing relation, this is the job of navigator and my practice. We choose and we sign, we choose at the time of devotion. Dayanidhi chiede se uno la relazione la sceglie e gli arriva prima che firma il contratto o dopo aver firmato il contratto. E Gurudev dice che la relazione viene a noi attraverso il navigatore, attraverso la nostra pratica, e quella la scegliamo già nella nostra pratica devozionale. One time I went to and I see the devotion of Mama Sanatani, and she has all altar, normal altar in her home. Una volta sono andato a Terni, ho visto la devozione di Sanatani e ho visto il suo altare. Normal altar. Un altare normale. Right or not? Right or not? Giusto? Maybe I'm wrong. Nobody is studying. Dite sì o no? È normale, yes, o no? Rudeva, normal. Normal. And I see her love of motherly love. E quindi ho potuto vedere il suo amore nella devozione e il suo amore materno, nell'amore, nella devozione, del sentimento dell'amore materno. And I said, which energy here who attracts all sannyasi and everyone to this home? E allora ho visto come questa energia lì in quella casa attrae tutti i sannyasi che vanno lì per fare la predica, anche gli altri devoti. They want to go there, although they are not very rich people. Tutti vogliono andare lì, anche se Ramananda e Sanatani non è che sono molto ricchi, what they do? Materialmente. Quindi cos'è, che specialità? Sanatani has motherly love. E io ho realizzato che Sanatani ha l'amore materno. And when I meet with her mother, she has also motherly love with the Jesus. E quando ho incontrato sua madre, ho potuto vedere che anche la mamma ha amore materno verso Gesù. So one hour I talk with Sanatani. Radhe. Abhi hum class mein. Baba. Aadha ghanta baad aaoga. Abhi. Radhe Baba. Eccoci, scusate, ma si è spento l'iPad. Siamo connessi adesso col telefono.
So you talk 1 hour with Sanatan and Sanatan is mother. Mother. All they are in love with them, Bhaskara. Quindi ho parlato una volta per un'ora con Sanatani e sua madre e ho potuto vedere come loro sono in Vatsalya Rasa, nell'amore materno. And this Vatsalya Rasa, e questo Vatsalya Rasa, this is the Raja's gift. This Vatsalya Rasa, I said, this is the reason. E quindi vedendo questo Vatsalya Rasa io ho capito, questa è la ragione. It's not gold. Alternate gold is practicing here. Che qui non praticano per raggiungere l'obiettivo. Quello è fatto. Pure or gold who is practicing, they have to come to her to learn about the higher. Qui c'è l'obiettivo finale. Quindi tutti coloro che invece ancora stanno praticando per raggiungere l'obiettivo vogliono prendere rifugio qua per poter raggiungerlo. This is Vrindavan. You go to the Vrindavan. Ed è come Vrindavan, uno va a Vrindavan. So this I will request, this vibration not make polluted. This is the divine vibration created by Mama Sanatani. Quindi il mio consiglio è di non contaminare questa vibrazione divina che è stata creata da Mama Sanatan. Show me any place like that. Mostratemi qualche altro posto ultimate goal in cui c'è questa vibrazione. Questo è l'obiettivo ultimo. You like to eat from her one piece and you will become satisfied. Anche se mangi da lei soltanto un pezzetto di qualcosa, uno rimane completamente soddisfatto. And from where she will arrange, you don't know. Very small kitchens here. E da dove lo tira fuori, nessuno lo sa. C'è una cucina molto piccola, ma vi tira fuori. I was surprised to find out where she keep and what she cook and where the bigger kitchen for so many people she has. Anch'io vedendo la cucina così piccola ero sorpreso di dove veniva tutto sto prassata, quindi mi domandavo chissà dove cucinano, qual è la vera cucina grande dove cucinano. And love make everything possible. Perché il suo amore in realtà rende tutto possibile. Questa è Rasa. This is ultimate goal. E questo viene definito obiettivo ultimo. This is the mercy of Prabhupada who give us all details and information, but we don't want to go deep to understand. Questa è la misericordia di Prabhupada che ci dà tutti i dettagli per come progredire, ma noi non vogliamo andare in profondità per comprenderli. Thank you, my dear brother. Grazie, miei cari fratelli. Yeah. Thanks, brother. Right.